Con una poderosa prestazione, Matteo Furlan si è laureato vicecampione del mondo ai mondiali di Budapest, il portacolori della Padova Nuoto. È stato festeggiato alla grande con i suoi compagni di società negli impianti della Paltana, alla presenza del presidente del CONI Veneto Gianfranco Bardelle, che lo ha omaggiato per la grande prestazione tenuta con la conquista della medaglia d'argento nella 25 km maschile di fondo, sfiorando l'oro per un soffio. Con 6 decimi dal secondo. Ecco il commento della diretta dei mondiali nella 25 km con Matteo Furlan nel rush finale della entusiasmante gara vissuta dai tanti supporters accorsi in piscina per applaudire meritatamente il campione friulano. Comincia la progressione finale con la Francia ancora una volta nell'ultima giornata del fondo. Protagonista è Matteo Furlan, che cerca il sorpasso nei confronti di Drazev. Che finale di gara dopo 5 ore nuotate ad alta intensità dietro a Ruffini, però stanno rimontando sia Drazev che Furlan. Italia in lotta per il podio. Arriva invece Matteo Furlan, che supera l'altro azzurro, che ora prova a difendersi anche dal ritorno di Yevgeny Drazev. Si spegne l'azione di Simone Ruffini, che adesso cavalca il russo, forse commettendo anche una scorrettezza. Davanti c'è Axel Raimon, che sente il fiato sul collo di Matteo Furlan. Ultime bracciate, sempre davanti la Francia, sempre davanti Axel Raimon, ed è medaglia d'oro per il francese, medaglia d'argento per Matteo Furlan. Un'azione meravigliosa nel team. Allora Matteo, cosa ci dici di questo secondo posto? Beh, sono molto contento di questo secondo posto, un miglioramento rispetto a Kazan. E adesso vediamo, tra 2 anni speriamo di giocarci l'oro o almeno riconfermarci di nuovo. Bene. Ma questi 6 decimi cosa mi dici? 6 decimi sono pochi, però per una gara di fondo diciamo che rientra nella normalità, quindi sono contento, e sono contento anche per il francese, che lo conosco, che è riuscito a coronare un suo sogno. Oggi si festeggia un grande campione che ha dato onore al nuoto italiano, certamente una medaglia molto pesante, perché 25 km, 5 ore in acqua e arrivare secondo a un metro dall'oro forse è stata una cosa stupenda. Però prima di tutto è vedere che il nuoto porta e avvicina tanto i ragazzi allo sport meraviglioso, grande sacrificio ma anche grande divertimento. Credo che l'Italia in questi campionati del mondo, con questa medaglia, con la medaglia della Pellegrini, perché voglio ricordare che la Pellegrini è veneta, quindi io come presidente del CONI Veneto dico che è una medaglia della nostra regione, è stato molto importante per uno sport che si fa nelle nostre piscine. Una gara tiratissima, lunga e combattuta sino all'ultimo per una finale mozzafiato. Matteo Furlan, 28enne di Codroipo, portacolori della Padova Nuoto, è riuscito a conquistare la medaglia d'argento al mondiale ungherese. Era stato bronzo a Kazan in Russia nel 2015. Quarto l'altro italiano, Simone Ruffini. Nella finale ha prevalso il francese Axel Raimond in 5 ore 2 minuti e 46 secondi, precedendo di 3 secondi il russo Drazev, cioè medaglia di bronzo. Che devo dire, sono orgoglioso della sua prestazione, è il giusto riconoscimento a un lavoro di anni fatto con grande sacrificio e con grande perizia. È una soddisfazione enorme essere per me qui oggi a festeggiare Matteo, perché è un risultato straordinario a distanza di 2 anni dopo il bronzo di Kazan. Adesso il 21 luglio questa straordinaria medaglia, questo secondo posto con una rimonta entusiasmante. Credo che Matteo sia un simbolo per Padova, per l'Italia e per la Padova Nuoto, che è una società che in questo sport sta prendendo dei risultati straordinari. Questo grande merito a Matteo, grande merito alla società. Grande festa alla Padova Nuoto per il nuotatore friulano, che 2 anni fa in Russia aveva conquistato la medaglia di bronzo. Questa volta si è superato in una gara quanto mai vincente, finita al fotofinish. Una mega festa per il grande campione del nuoto negli impianti della Padova Nuoto, per festeggiare l'atleta friulano applaudito dai tanti supporters e dai campioni del nuoto.